Certamente, allora, un appuntamento culturale di grande spessore. Qui siamo dove una parte della storia di Fano risiede e prende vita. E prende vita, sì. Beh, questo è il secondo convegno di studi che facciamo sui personaggi danteschi della nostra città. Dante ricorda Fano due volte, nel quinto canto del Purgatorio con Jacopo del Cassero e nel 28° canto dell'Inferno con Guido del Cassero e Angiolello da Carignano. Questi erano personaggi di Fano illustri, uomini pubblici, che avevano delle grandi responsabilità e che in entrambi i casi furono uccisi a tradimento. Dante ricorda questi fatti con dei versi memorabili che sono bellissimi e che questa sera sentiremo ancora. Li commenteremo con un professore di storia che viene da Bologna, il professor Francesco Sberlati, e con Carlo Simoni che declamerà questi versi del 28° canto dell'Inferno. Io mi auguro che questo impegno nostro della Fondazione per dare vivacità culturale e nello stesso tempo per ricordare questi personaggi molte volte dimenticati sia davvero importante, sia sentito e davvero apprezzato dalla cittadinanza. Siamo in un luogo dove prendono vita questi appuntamenti che voi avete volutamente e fortemente restituire alla città di Fano nella sua bellezza. Questa è un po' la culla delle vostre iniziative. Sì, questa è la parte, diciamo, il posto più bello che noi riteniamo di avere fra le nostre iniziative, ma questo è un posto anche di storia, di ricordi, perché Jacopo del Cassero è sepolto proprio in questa chiesa. Aveva lasciato detto che se fosse stato ucciso, stava partendo per Milano, poi è stato ucciso per mano di Asto d'Este, eccetera, verso Padova. E aveva detto: se non torno a casa il mio corpo deve riposare in San Domenico. E dove? Il latere sinistro. E dove? Sotto la Madonna del Latte. Effettivamente c'è un'immagine antichissima del 1200 della Madonna del Latte, lui ancora riposa lì dove aveva chiesto di riposare. C'è ancora una lapide trecentesca che illustra questo avvenimento. Sarà una lunga estate fino a dicembre che seguiremo con le vostre iniziative, quindi sarà un'estate calda dal punto di vista culturale. Faremo molte cose quest'anno, veramente ne faremo molte. Ieri abbiamo inaugurato la mostra di Trubiani con tantissima gente e tanto successo, e resterà aperta fino al 10 giugno. Poi il 15 giugno riprenderà un'altra mostra e continueremo con delle mostre di grande successo, direi di grande valore, con grandi artisti per tutto l'anno. Poi un altro avvenimento importante sarà sabato 26 maggio, ma di questo ne riparleremo. Saluto rivolgo alla folta delegazione del liceo Nolfi di Fano che è presente questa sera. Grazie di essere presente. La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, nell'ambito delle sue attività culturali, ha organizzato due convegni di studio sui personaggi fanesi ricordati da Dante nella Divina Commedia. Fano è espressamente citata due volte.
Nell'incontro dell'anno scorso abbiamo letto e commentato il quinto canto del Purgatorio, nel quale Dante ricorda Jacopo del Cassero. Nell'incontro di studio di oggi pomeriggio ricorderemo altri due importanti personaggi pubblici della Fano del 1300, Guido del Cassero, cugino di Jacopo del Cassero, e Angiolello da Carignano, citati da Dante nel 28° canto dell'Inferno. Guido del Cassero di parte guelfa e Angiolello da Carignano di parte ghibellina furono chiamati a Rimini dai Malatesta per parlamentare. Furono poi dagli stessi uccisi a tradimento nel loro viaggio di ritorno a Fano. La notizia del brutale duplice assassinio ebbe grande risonanza nell'Italia di quel tempo e alla cui tragica vicenda Dante Alighieri ha dedicato nella Divina Commedia versi di fama immortale. Per un artista cimentarsi con la storia della lingua italiana penso che sia molto stimolante e soprattutto gratificante. Innanzitutto poi pensare di recitare Dante è sempre un'impresa, ma una meraviglia, un orgoglio poterla fare, avere pubblico che ti ascolta e ti sente mentre tu dici queste cose meravigliose di forse il massimo poeta del mondo. Dopo Leopardi o con Leopardi, perché io Leopardi l'adoro, vabbè. Allora, qui la cosa molto, molto importante è riuscire a fare Dante. Pensate che Dante ha scritto in volgare, era latino, l'epoca no, si faceva quasi tutto in latino, lui l'ha fatto in volgare perché potesse diventare popolare. E questo è importante. E infatti il linguaggio di Dante, che per noi oggi è abbastanza difficile, certi termini sono molto difficili, all'epoca erano più semplici, poi erano toscani oltretutto e quindi va bene. Per cui certe frasi, certe parole sono un po' misteriose, ma l'attore deve far sì che anche laddove c'è qualche cosa oggi di incomprensibile, il fascino musicale della parola è recepito benissimo, perché il contesto ti arriva giù con grande potenza. In questo caso poi parliamo di Fano, cioè Dante in due canti della Divina Commedia, uno nel Purgatorio che abbiamo realizzato l'anno scorso e uno è questo che vedete stasera, il 28° canto dell'Inferno, parla proprio delle due famiglie importanti fanesi che sono state sterminate dai Malatesta. Non anticipo, ma poi chi potrà, e vedo che la gente sta arrivando numerosa, mi fa molto piacere, voi fate anche una ripresa forse, certo. E quindi potete anche poi dopo seguire e capire bene. Per aiutare una serata dove in fondo leggo un canto solo, ho fatto intervenire il coro polifonico malatestiano fanese, con cui ho già fatto un'altra esperienza, per cui mi aiuterà, mi supporterà, mi sosterrà e darà un clima utile a quello che io leggo. Ecco, leggendolo e pensando di doverlo restituire a una platea, a un pubblico, qual è mentalmente il gioco, la chiave di lettura? No, la mia chiave di lettura, perché mediamente gli attori precedenti, anche i grandi attori, hanno seguito più l'endecasillabo e la musicalità dei versi di Dante. Io invece, laddove mi serve una pausa per far sì che il verso venga recepito meglio, la faccio, oppure leggo un altro verso, eccetera. Quindi io lo faccio come mediamente faccio tutte le cose, perché è un mio stile. Io voglio far capire alla gente la mia interpretazione, non voglio farmi dire come hai suonato bene, come hai letto bene quel pezzo, ma non c'è arrivato perché noi siamo ignoranti, per dire, non del caso. E invece io faccio il possibile, mantenendo tutto quello che Dante, in questo caso, mi dà come strumenti, però faccio il possibile di reinterpretarlo in un modo più contemporaneo. Dalla sua visuale,
quindi artistica. Dante è attuale, è un artista dei giorni nostri, nonostante, no? Allora, assolutamente, perché i grandi sono sempre attuali. Cioè, quando si dice classico, nel caso di Dante più che classico, è perché parla dell'uomo sempre, i temi fondamentali sono di noi uomini, della civiltà, per cui anche se la storia cambia, oggi siamo con i telefonini, con internet, eccetera, all'epoca no, naturalmente, ma i problemi fondamentali, che sono i problemi che abbiamo tutti, di sentimento, di amore, di odio, che portano a cose brutte, nel caso guerra e violenze, oppure invece cose belle, nel caso di amore, fratellanza, eccetera. Quindi ci sono completamente nella Divina Commedia, c'è tutto. Poi c'è il cristianesimo, in questo caso, in questo 28° canto, Dante parla di Maometto. Cioè, più contemporaneo di così in questo momento non c'è. Quindi siamo nel pieno, casualmente, Fano si parla di Maometto, perché Dante cita Maometto come primo incontro. Quindi mi pare che sia più che contemporaneo per noi fanesi al 100%. Signori, cittadine e cittadini di Fano, amiche e amici, sono lusingato di avere il privilegio di parlare ancora una volta in questo luogo così suggestivo e denso di memoria storica. Mi auguro di non disattendere le vostre aspettative e di non tediarvi lungamente con la mia prolusione. Il secondo atto di coraggio, forse ancora più ardito o avventato, consiste nell'aver chiesto a un riminese, come il sottoscritto, di commentare le terzine in cui si narra l'annegamento di due notabili fanesi architettato da un malatesta, il quale avrebbe cospirato e tessuto intrighi allo scopo di impadronirsi del florido comune marchigiano, anch'esso assimilato nel giro di pochi anni nella vasta organicità territoriale della dominazione malatestina. La fosca profezia di Pier la Medicina, pronunciata nella nona bolgia dell'inferno, dove appunto patiscono le loro pene i seminatori di discordie, richiama la vicenda dello scontro politico tra Fano e Rimini nel corso del secondo decennio del XIV secolo, quando cioè le aspirazioni di Malatestino Malatesta di sottomettere alla sua signoria anche il libero comune di Fano si fecero manifeste e incontenibili. Non a caso il discorso di Pier da Medicina è contrassegnato dal motivo insistente del tradimento, e in particolare nella fattispecie del tradimento politico, avendo il signore di Rimini teso un agguato ai due fanesi durante il loro viaggio in mare di ritorno, dopo averli invitati a parlamentare per stabilire eventuali patti anche di non belligeranza. La domanda che sorge spontanea a questo punto è: chi ha tradito chi? Si tradisce un alleato, non un avversario. E qui di alleati non ce ne sono. Anzi, si tratta di figure in aperto antagonismo tra di loro. Guido e Angiolello appartenevano a due partiti contrapposti, che si contendevano il controllo delle magistrature della città. Merita rammentare a questo proposito, non è solo una divagazione erudita, ma un altro indizio che ci aiuta a riflettere. Merita rammentare a questo proposito che il librettista ottocentesco Antonio Bellotti
per il melodramma musicato da Alessandro Nini, musicista fanese, poi trasferitosi a Bergamo, questo librettista immaginò una vicenda di contrasti in cui alla rivalità politica si aggiunge addirittura quella amorosa, qualcosa di analogo alla tragedia shakespeariana dei Capuleti e dei Montecchi. Professore, allora affronteremo un canto di Dante che riguarda la città di Fano. Qual è il contesto nel quale ci si muove in questo momento, appunto sul testo che andremo ad affrontare? Beh, il canto 28esimo dell'Inferno è un canto molto interessante, molto enigmatico, che tradizionalmente ha proposto e ha posto dei problemi di interpretazione e di un certo peso. Nel caso specifico, è l'episodio che riguarda direttamente la città di Fano, coinvolge due personaggi locali, cioè Guido del Cassero e Angiolello da Carignano, rispettivamente due esponenti importanti della fazione guelfa e ghibellina della città. E naturalmente dal canto si deduce che questi due importanti esponenti della vita politica fanese siano stati tratti in inganno dal tiranno riminese Malatestino Malatesta, il quale li avrebbe convocati con il pretesto di parlamentare e poi in realtà avrebbe organizzato il loro mazzeramento, cioè la loro nave sarebbe stata avvicinata da navi riminesi, i due importanti esponenti della città di Fano invece appunto messi in un sacco e buttati a mare. L'elemento enigmatico è che la documentazione storiografica, archivistica, le cronache del tempo non fanno alcuna menzione di questo episodio. Pertanto la tradizione si è lungamente interrogata sull'attendibilità delle terzine dantesche e questo rende naturalmente tutto il testo ancora più suggestivo e meritevole di attenzione esegetica. Ecco, per uno studioso di un testo così importante per noi come appunto la Divina Commedia, Dante, risulta ancora con aspetti di attualità? Possiamo leggere la nostra attualità nel testo dantesco? La Divina Commedia è un testo di straordinaria attualità, per molti aspetti addirittura profetico, perché effettivamente delinea un quadro storico-politico che si verrà a determinare nei secoli successivi alla morte di Dante. E naturalmente occorre considerare il fatto che la Divina Commedia ha subito, secolo dopo secolo, delle interpretazioni in linea con gli orientamenti ideologici delle varie epoche. Naturalmente oggi noi leggiamo la Divina Commedia in una chiave risorgimentale repubblicana, forse un poco forzando il testo, se invece prestiamo attenzione a quanto Dante scrive nel De Monarchia, che è il suo libro politico più autentico. Però la Divina Commedia, ad esempio, per quanto riguarda l'aspetto identitario della cultura italiana, di una tradizione italiana non solamente letteraria, ma anche di comportamenti, di costumi politici e civili, rimane un testo assolutamente fondamentale, da cui non si può prescindere. Qual è il contesto politico, sociografico e sociale nel quale Dante ha scritto questo libro? Come lo possiamo inquadrare in quel momento, volendoci calare nell'atmosfera del tempo? Beh, era un'atmosfera tutt'altro che pacifica, un periodo storico caratterizzato da lotte intestine e da fazioni che si contrapponevano e si contrapponevano anche utilizzando le armi. E d'altra parte Dante ha composto la Divina Commedia durante il periodo dell'esilio. Dante è un uomo che ha conosciuto la persecuzione politica poiché è stato bandito dal suo comune, dalla città di Firenze, di cui è stato priore. Ecco, non dimentichiamo che Dante ha ricoperto nella sua vita importanti cariche politico-amministrative, pertanto conosceva benissimo in prima persona determinate dinamiche e naturalmente la composizione della Divina Commedia, che è un poema di fortissima allegoria politica,
cade proprio in un contesto di contrapposizioni fondamentali anche per il futuro. Naturalmente Dante è un uomo che ha in mente una visione della penisola, non si può dire Italia perché è un termine un poco inappropriato per l'epoca, ma della penisola molto chiara, cioè contestualizzata in un quadro sovranazionale imperiale all'interno del quale tuttavia i municipia, cioè le piccole città, mantenevano le loro libertà comunali. Ogni lingua, certo, verrà meno,
per lo nostro sermone e per la mente che hanno tanto comprender poco seno. Se il saunasse ancor tutta la gente che già in sulla fortunata terra di Puglia fu del suo sangue dolente, per gli troiani, per la lunga guerra che dell'anella fesi alte spoglie, come Livio scrive, e che non erra, con quella che sentio di colpi d'oglie per contrastare a Roberto Guiscardo, e l'altra, il cui ostame ancor s'accoglie a Ceperà, laddove fu bugiardo ciascun pugliese, e là da Tagliacozzo, dove senz'arme vinse il vecchio Alardo. E qual forato suo membro e qual bozzo mostrasse, da egual sarebbe nulla il modo della nona Bolgia, sozzo, giaveggia, per mezzul, perdere o nulla, come Ovidi un così non si perducia, rotto dal mento in fin dove si trulla, tra le gambe pendevano le minucia, la corata pareva e il tristo sacco che merda fa di quel che si trangugia. E gli altri che tu vedi qui, seminator di scandalo e di scilma fuorvi, e però son fessi, così, un diavolo, e qua dietro che un cisma si crudelmente al taglio della spada, rimettendo già tutti questa risma, quando avevo volta la dolente strada, però che le ferite sono richiuse prima caldi dinanzi gli rivada. Ma tu, chi sei? Tu, in sullo storico, muse, forse per il bugiardo, dire alla pena che giudicate sulle tue accuse? No, né morte giunse ancora, né colpa il mena, rispose il mio maestro, addormentarlo, ma per lui esperienza piena a me, che morto sono, conviene menarlo per l'inferno qua, giù, di giro in giro. E questo è vero, come io ti parlo.